la fine degli anni 70, gli albori del decennio successivo, che in Italia vedono il nascere di un periodo tristissimo che conosciamo come anni di piombo, e il periodo in cui salgono sul palcoscenico le pietre, quindi inizia questa strategia terroristica contro lo Stato, contro i sindacati, un po' contro tutto. Nel frattempo il mondo politico è scisso, come sappiamo, da questi due blocchi, la democrazia cristiana da un lato, dall'altro il Partito Comunista di Berlinguer. A Ottaviano però, mentre in Italia veniva ucciso Aldo Moro, prima sequestrato, lo ucciso la settimana scorsa, Ottaviano giungeva tutto come un'epoca lontana, perché c'era il filtro di un terrore diverso, quello che veniva da un assalto, un assedio sfacciato al territorio da parte della malavita organizzata, della camorra, che spesso e volentieri, dobbiamo dire, veniva avallata dal silenzio, se non dalla connivenza, di una politica colpevole che stava zitta in modo imbarazzante. E nelle strade si muovevano i cortei, giovani che cercavano di contrastare questa situazione, questo silenzio imbarazzante. Ed è in questo modo che va letto quello che è successo, il fatto che con colpi di pistola venivano fatti stare zitti uomini come Bimbo Beneventano, cui si ricordava prima la morte, veniva ucciso Pasquale Cappuccio, veniva attentato la vita di Alberto La Pietra. E Raffaele La Pietra. E stasera siamo fatti perché sicuramente con la memoria, ma la memoria non è l'obiettivo principale, non vogliamo solo ricordare né dare giudizi né condannare. Stasera credo che tutti siamo qui per pensare e per imparare a pensare a ieri, perché così capiamo magari che cosa è oggi e cosa vogliamo per domani. Ricordo che da piccola, una riflessione personale, mio padre, che a fianco a Mimmo Beneventano ci ha combattuto le sue battaglie, me le raccontava queste storie. Io le prendevo come se fossero favole nere, però proprio le favole nere mi hanno aiutato a diventare quello che sono oggi e a lottare per quello in cui credo, assieme a questi ragazzi della PGO che stanno